Grazie. Non la sentiamo? Mi sentite? Perfetto, prego. Grazie a Ermete, grazie a Simbola, grazie a Fabio Renzi. Ma io dico subito una cosa, perché mi sento purtroppo, noi siamo avanti, ma la politica è coi piedi nel passato. Agli Stati Generali, insomma, di pochi giorni fa, e il piano Colao, vedo pochissimo di quella grande rivoluzione che ha bisogno questo paese. E rivolgerei il nastro e chiederei al professor Conte di invitare ai prossimi Stati Generali Ermete Ranacci, Papa Francesco e l'abate di Assisi, partendo dal manifesto di Assisi, che è la vera rivoluzione che abbiamo sul tavolo, è la vera innovazione che dobbiamo portare sui territori. E voglio dire a Marco Bussone che invece abbiamo bisogno di una lobby positiva che porti questi temi sui tavoli dove conta. Abbiamo necessità di portare avanti questi temi, perché semmai rischia di diventare una suggestione romantica. Lasciamo il 5% dei recovery fund per le zone sfigate della nostra nazione. No, noi dobbiamo pretendere di avere quello che serve per questa rivoluzione, per questo nuovo rinascimento. Perché l'abitare i territori vuol dire fare grandi investimenti strategici, mettere in connessione le grandi città con le aree urbane. Alle spalle delle grandi aree urbane abbiamo questo ovest che sono i territori. Allora, se non si arriva lì, come dico, noi rischiamo di avere una suggestione romantica che vede questi borghi belli adesso, dopo il lockdown, benissimo, portiamo i bambini a scorrazzare per queste nostre montagne, per questi nostri borghi. E questo inverno saremo al punto di partenza. Allora ci vuole un cambio di passo e questo nuovo rinascimento con dei nuovi Lorenzo il Magnifico pronti a cambiare questo paese e io dico questa Europa e mi permetto di dire questo mondo. Ma se non vogliamo altri, come ci chiede Ermete in quasi tutte le sue cose che leggo con grandissima attenzione, rischiamo veramente di perdere una grande occasione. Ecco. La politica nazionale deve ripartire da qui, non può pensare di dare delle risposte passate a problemi futuri. Perché ad oggi io non ho visto nessun scatto in avanti su questi temi. Ecco, allora noi abbiamo la prima emergenza nazionale che si chiama spopolamento. Abbiamo 700 comuni che in Italia dal 71 ad oggi hanno perso più del 50% della popolazione. Se la portiamo al 20, sono 2.000 comuni che hanno perso più del 20% della popolazione. Vogliamo parlare della SAO, superficie agricola utilizzata? Anche lì è pari pari alla gente che se ne va. Come possiamo permetterci di perderci questo patrimonio? Se perdiamo questo, perdiamo il paesaggio, perdiamo tutto quello che sta intorno a questa meravigliosa Italia. Però, dico, è l'ultima possibilità che abbiamo, perché quest'Italia si porta via i formaggi, si porta via le processioni, si porta via la cultura locale, si porta via tutto quello che ci identifica nel mondo come un paese multiculturale e il più multietnico che c'è. Perché banalmente siamo un crogiolo di razze, un crogiolo che nel corso dei millenni ha forgiato questa meravigliosa nazione, che rischiamo di perdere perché le politiche sono ancora fortemente urbanocentriche. Non vedono al di là del fatto di risolvere i problemi, no, che sono problemi, diciamo, che non vanno al di là del quotidiano. La politica deve volare alto, deve avere degli obiettivi importanti, deve avere degli Ermete Realacci in posizione di poter dire veramente il senso, il significato di questi. Noi andiamo avanti a Trea su questa meravigliosa iniziativa. Ma questa iniziativa deve essere programma di governo, non può essere una suggestione. Programma di governo e le associazioni come la mia, come Abbiamo un l'UNCI, minuto, e ho gentilmente. finito, anche meno di un minuto, il mio dice 13 secondi e ci starò dentro. Dobbiamo appunto fare una grande lobby positiva con Papa Francesco in testa, con questa bandiera del grande rinascimento
che ci deve appunto far capire che noi, se non cambiamo rotta, ci perdiamo i paesi. Se ci perdiamo i paesi, ci perdiamo l'Italia.